Salve ragazzi, benvenuti ancora su Opinione di Lucio. E oggi da un angolo particolare della mia casa, logicamente, butto fuori la mia più grande opinione del secolo. Sì, l'opinione del secolo, ragazzi, è proprio il tema della richiesta d'amore di Don Mazzi nei confronti di Albano. Sì, si è tornato guarito dall'ospedale, gli hanno messo 3 palloncini al cuore. Logicamente è tornato più ringalluzzito di prima e in maniera spavata, senza problemi, un po' come sto io per defecare, naturalmente. Gli ha subito sparato a zero con Albano, che festeggia i suoi, non so, 60 anni, 70 anni, il 20 maggio, naturalmente. E gli diceva, naturalmente, con le premesse, Albano disse a Don Mazzi: auguri, sono molto contento, auguri per la tua guarigione, che stai meglio, sono tutto contento. E Don Mazzi a sua volta gli rispose: io sono contento per te, per il tuo compleanno del 70° anno. E gli ho detto: Albano, grazie, grazie. Ma naturalmente dopo il grazie subito rimpiazza la dose Don Mazzi, perché rincalca, lui che ha più di 70 sedi nelle sue comunità, l'Exodus, lui che ha le mani in pasta un po' dappertutto, naturalmente ha fatto un po' di marketing per la sua Exodus. Allora è andato da Albano e ha detto: ma so che tu c'hai del buon vino, non è che tante volte qualche botte per me, capito, me la puoi passare, insomma. E lui fa l'accenno un po' così, naturalmente. E allora Don Mazzi, non convinto della risposta, dice: ma allora rincara la dose sull'olivo, ecco, perché c'ha un bel oliveto nella cantina del bar. E allora gli disse: ma quei bei oliveti che c'hai, perché non me le fai dono di qualche olivo? Ti mando giù subito un treno. Lui spedito proprio, ha detto: non è che vado giù con la macchina, con un treno a caricare tutto l'oliveto. E anche lì risponde al bar un po' così tentennante: sì, adesso ci penseremo, dai, non male. E Don Mazzi, però, non contento della seconda risposta, lui non è di solito prendere dei no o dei forse, lui prende subito dei sì. Allora dice: ma guarda che nella mia comunità Exodus i tuoi bei olivi farebbero un bel figurone, logicamente. Cosa pensi? La pubblicità è una bella immagine per tutti, logicamente. E lì Albano veramente ha lasciato perdere ed è entrata la grandissima presentatrice, che veramente mi fa defecare ancora meglio, Mara Veniere, che dice naturalmente: dai Don Mazzi, porterai i tuoi ragazzi a visitare la cantina e l'oliveto di Albano nella sua bella tenuta agricola. E Don Mazzi di questo non è che tanto contento, perché mi sa che tocca pagargli il treno, portare gente a spasso, e chi incassa è soltanto Albano, che vende l'olivo e vende il vino a chi poi è disgraziato dell'Exodus, e lui tocca pagare. Lui voleva portare via i beni dalla fattoria e produrre interesse economico per l'Exodus. È stato un dialogo, quello della presentazione, quello del canale di Mara Veniere, veramente c'è stato un teatrino proprio, che anche idee, persone che stanno bene economicamente, si sbranano a vicenda perché hanno bisogno di mantenere saldi le loro posizioni economiche. E allora forse ho finito di defecare in questo momento anche la mia notizia di oggi giorno, logicamente. Sì, forse l'ho fatta tutta, sì. Don Mazzi non so se è contento o se anche la sua merda la vuole scatolare. Una volta c'era anche l'asta, 100.000, 20 milioni, 100.000, non l'ho letto sul manifesto, è vero sta cosa. Merda d'autore. Forse questo è il caso di dire: opinione d'autore unita alla merda. Io forse farò lo scatolame con la mia merda e la notizia dentro, che rimane lì per terra, e faremo un'asta alla Moody's, e bella scatolata col giorno, l'ora, la data, e per i miei posteri avranno l'occasione di avere una bella scatoletta di merda con la notizia del giorno legata, in questo caso, a Don Mazzi e Albano. Chi se la vuole accaparrare, logicamente, si accaparra merda di qualità con opinioni di qualità, logicamente, perché Don Mazzi e il nostro Albano, logicamente, hanno fatto un teatrino che veramente è uno spettacolo sullo spettacolo di questa crisi. E Mara Veniere, naturalmente, si è unita alla musica e non alla pietosità di un prete che per far quattrini non guardi in faccia nemmeno la morte, anzi. Arrivederci, ragazzi! Ho finito di defecare anche oggi. Benvenuti su Opinione di Lucio.